cerchiamo di capire le basi per guidare una macchina. Le questioni basilari, oltre a quello di accendere la macchina con una chiave, è molto semplice. Una volta che abbiamo messo la macchina in moto, partiamo con le marce. Abbiamo tre pedali. Quali sono? Quello a sinistra è la frizione, la famosa frizione. Quello a destra è il gas e quello in mezzo è il freno. Come funziona? Una volta che il mezzo è acceso, si schiaccia la frizione, si schiaccia fino in fondo. Si può sentire quando il pedale arriva in fondo che quel toc che non riesce più a spostarlo in avanti. Una volta schiacciata la frizione, premuta la frizione, mettiamo la prima marcia. Sinistra e in avanti. Una volta inserita la marcia, per permettere al mezzo di muoversi, bisogna giocare di frizione e di gas. Cosa vuol dire? In base al peso che deve portare la macchina, se sta in piano, se sta in salita, se sta in discesa, noi cominciamo a rilasciare la frizione piano piano, senza rilasciarla del tutto. Si lascia piano piano, sentendo quando il mezzo comincia leggermente a muoversi. Se il mezzo è un po' soffocato, quindi fa quel saltello che fa fatica ad andare avanti, la rischiacciamo leggermente indietro, diamo un po' di gas, leggermente un po' di gas, e continuiamo a lasciare la frizione. Il gioco che noi andiamo a fare è questo: un po' di gas e togliamo la frizione, un po' di gas e togliamo la frizione, un po' di gas e togliamo la frizione. Una volta che il mezzo è in movimento, noi possiamo rilasciare la frizione del tutto e andiamo avanti di percorrenza, sempre in prima marcia. Una volta che vogliamo cambiare la marcia, noi rischiacciamo del tutto la frizione, rilasciamo il gas e cambiamo la marcia. Ci assicuriamo che la marcia è del tutto inserita. Una volta che la marcia è del tutto inserita, continuiamo a rilasciare la frizione e diamo il gas per continuare il nostro movimento. E chiaramente andiamo in terza e possiamo continuare a fare la stessa cosa. Lasciamo la frizione e andiamo avanti. La famosa scalata è un pochino più delicata. È lo stesso procedimento. Noi schiacciamo la frizione, passiamo dalla terza alla seconda, rilasciamo la frizione, sentiremo un leggero salire di giri del motore, che il mezzo si frena un po', noi rilasciamo piano piano la frizione, ridiamo il gas e il mezzo continua a fermarsi. Per fermarsi si frena leggermente senza andare la macchina sotto il suo minimo. Cosa vuol dire? Che a un certo punto la marcia che abbiamo inserito diventa troppo bassa per la velocità che stiamo percorrendo. A quel punto si schiaccia la frizione staccando il cambio dal motore, andiamo a frenare. Una volta che ci siamo fermati, mettiamo la macchina in folle, controlliamo che sia in folle, rilasciamo la frizione e siamo al punto di partenza. Per guidare bene un mezzo ci vuole un po' di pratica, un po' di sensibilità. Il capire il concetto proprio del movimento della macchina, bisogna passarci un po' di tempo. Una volta compreso quello, il tutto diventa molto più semplice. Sii attento, sii molto fluido nei movimenti e bisogna passarci un po' di tempo per acquistare un po' di sicurezza e essere tranquilli. Quindi quando c'è da mettere la seconda si mette la seconda, quando c'è da mettere la terza si mette la terza e così via. Buona giornata!